Non ho capito bene, allora sapevo che era girato, mi sembra che sia un film olandese. Siamo in Belgio? Belgio, guarda, chissà perché l'ho pensato. Drammatico, però è stato molto interessante. La prossima, prego. Buona fortuna. Buona fortuna. 3, 4, 5, 6. Suggerisco un periodo di prova di 8 settimane. È una nuova vita. È un grande momento per la famiglia, per noi tre. Da noi le ragazze iniziano ad andare sulle punte già all'età di 12 anni. Oh, delicato e crudo. Bello, molto bello. Molto, mi è piaciuto molto. Personalmente mi è piaciuto molto. Molto bravo anche l'attore. Victor Polter. Che secondo me è molto azzeccato anche per il volto, che è veramente... lascia veramente tanto attraverso le sue espressioni. Hai un ottimo aspetto, sei radiosa. Non vedi l'ora di cominciare la terapia ormonale, vero? Sì. Allora faccio vedere il tuo coso. Vuoi che lo faccia? Se vuoi lo faccia. A parte delle piccole risate con il gruppo, però non era mai inserita nel gruppo. Questa incapacità di comunicare che fa parte, penso, del personaggio. Il tema del cambiamento di sesso penso percepito in maniera forte da un uomo. Beh, offre veramente molti spunti, il tema dell'identità in particolare, delle identità. E lascia molti interrogativi allo spettatore, quindi... ed è quello secondo me il pregio di un film, di un'opera filmica, non deve raccontare tutto. Non hai intenzione di mollare, vero? No. E allora forza, continuiamo. Solo che tu vuoi diventare subito donna. Credi che fossi già un uomo quando sono nato? Frequenti una delle migliori scuole di danza del paese. Sei seguita da ottimi medici. Andrà tutto bene. Eh? Andrà tutto bene. Grazie a voi. Quindi vi faccio i complimenti. Bella scelta. Vi confermate. Quindi davvero grazie per ogni giovedì che ci regalate.